Rossella, insomma, il popolo di Rai Isoradio sa perfettamente che esiste una playlist di roba bellissima e tra queste anche un brano intitolato Il cielo è di tutti, eseguito da Bungaro e dalla grande Fiorella Mannoia, che è tratto da una poesia di Gianni Rodari. Ma loro, insomma, hanno voluto prendere questo pezzo di Rodari, 100 anni dalla nascita, ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa proprio qui ad Arrivi e Partenze, ma noi abbiamo voluto dare un ulteriore omaggio al grande scrittore, poeta Gianni Rodari, e abbiamo scoperto che c'è un signore il quale come canta storie proprio per mestiere, canta alcuni dei pezzi delle poesie di Rodari, e tanto sentiamone un pezzettino. Vai Mauro, prego. A ricirare le frittate e gli ometti, non c'è che dire, non faceva che mentire, e chiamavan l'acqua al vino, seggiolina e tavolino, fare diverso non era permesso, dire il vero non era concesso. Quel paese capitò un povero ometto che il codice dei bugiardi non l'aveva mica letto, e chiamava il giorno giorno, e chiamava la sera sera, e non diceva una parola che poi non fosse vera. Sulla gazzetta della bugia successe una cosa. Ecco, questo è il paese dei bugiardi. Buon pomeriggio Gianluca Lalli, buon pomeriggio. Ciao Federico, buon pomeriggio. Eccoci, ma insomma, davvero è stata una bella idea questa tua di dedicare la tua musica alle poesie di Gianni Rodari. Quanto tempo è che ti occupi proprio di questo tipo di attività? Il cantastorie di Rodari, prego Gianluca. Sì, allora io sono un cantautore e mi sono sempre occupato di letteratura e musica nei miei dischi precedenti. In questo disco, per omaggiare Gianni Rodari nel centenario della sua nascita, ho realizzato appunto le favole al telefono, che però questo progetto è figlio di un altro progetto, perché io da più di 10 anni porto nelle scuole italiane come canta favole questo progetto, appunto Gianni Rodari in musica, dove insegno ai ragazzi a scrivere le canzoni dalle favole. Certo, questo è un momento un po' particolare per la tua attività, perché tu vai in giro per le scuole, porti le tue storie, le tue favole, e quest'anno anche quelle di Gianni Rodari in occasione proprio dei 100 anni della sua nascita. Ahimè, questo non è certo il momento migliore per girare per le scuole, ma noi ci auguriamo che naturalmente questa emergenza possa finire, come tutto il mondo si augura, il prima possibile. Come hanno raccolto, voglio dire, in questi anni i ragazzi, gli studenti, queste tue favole che porti in giro per le scuole? Ma devo dire che sono piaciute molto, sono molto stimolanti per loro, perché Rodari era un genio che trasmetteva importanti valori educativi, e quindi molto bene, si divertono tanto e vengono stimolati, e quindi sicuramente una bella cosa. In merito a quello che dicevi tu, che quest'anno è un anno un po' particolare, volevo dire che stasera, proprio dalla pagina di Facebook della Fiera delle Parole, ci sarà un cantafavole in collaborazione con la Fiera delle Parole, dove io canterò il disco per tutti i bambini d'Italia, quindi dalle 19. Quindi
dobbiamo sopperire con queste nuove formule, diciamo, per l'emergenza, quindi ci diamo da fare anche in questo modo. E fai benissimo. Io ho visto che tu tra l'altro vai vestito in un certo modo quando ti vai in giro per le scuole. Scuole di che tipo? Scuole medie, scuole elementari? Che età hanno questi studenti, questi ragazzini, questi bambini? Prego. Allora, come ti dicevo, questo progetto è più grande, è più vasto, perché parte da un progetto che si chiama Letteratura in Musica. Quindi dove io canto i miei dischi presi dalla letteratura, ho musicato George Orwell, Huxley, la Merini, eccetera eccetera, e quindi poi mi sono specializzato nel cantafavole di Gianni Rodari, che è una cosa fantastica, insomma. Assolutamente sì, davvero, è stata una bellissima idea. Gianluca Lalli, complimenti davvero, ci auguriamo che possa davvero finire questa emergenza e che tu possa continuare di nuovo a girare per le scuole, a portare le tue favole, tra cui quelle appunto anche di Gianni Rodari. Grazie e complimenti davvero, Gianluca, a presto. Grazie a voi, grazie mille, buone favole.